Sono combattuti ovviamente perché il sogno di ritornare a prendersi il proprio posto di lavoro è legittimo e ce l'hanno tutti, chi ci è passato lo sa benissimo. Dall'altra però le scadenze, i mutui. Sono ancora tutti sospesi in attesa di una mensilità e del TFR circa 60 dipendenti della Del Tongo, la storica azienda di cucine con sede a Tegoleto, dichiarata fallita dal Tribunale di Arezzo. Ma per loro adesso potrebbero riaccendersi le speranze. Ci sarebbe infatti una manifestazione di interesse per l'azienda da parte di Sigel, gruppo empolese specializzato nella produzione di componenti in legno. Non abbiamo ancora capito a cosa è rivolto questo interesse, sappiamo che già stamattina stanno valutando quello che potrebbe essere oggetto di richiesta d'affitto o di vendita. L'altro problema da affrontare è quello che purtroppo per avere continuità lavorativa non dobbiamo incappare in un licenziamento, perché la procedura di sospensione determina uno status del lavoratore che non riscuote e non ha contributi e dipende quanto tempo ci vuole, diciamo, al tribunale per venderla e a chi è interessato a manifestare l'interesse. Il prossimo 21 febbraio, infine, i rappresentanti dei lavoratori della Del Tongo incontreranno il prefetto di Arezzo. Saleremo su con una delegazione per chiedere che effettivamente ci sia una disponibilità ad accorciare i tempi ove possibile per un'eventuale predisposizione di un bando. Ci sono aziende in cui dopo il fallimento niente. Aziende in cui dopo il fallimento c'è una prospettiva. Ecco, a queste aziende gli deve essere data la possibilità di percorrere quella prospettiva, altrimenti si rischia di fare un danno.